Allora, una finestra di Self Economy, come sapete, è dedicata al personaggio, alla persona, non all'economia, e quindi anche a Roberto Cassaldo la fatidica domanda: definisciti con tre aggettivi. Io intanto sono il coach di peso, e lo sai, al di là della battuta, mi piace definirmi come generoso, come curioso e come ambizioso. Mi piace molto donare agli altri, proprio perché do tanto, mi piace conoscere tante cose, sono un curioso, riesco a spaziare su una serie di argomenti, e l'ambizione, io gioco per vincere. Da quando ero atleta fino a che sono diventato allenatore, ad oggi che faccio l'imprenditore, io se gioco, gioco per vincere. Musica e cinema, cantante preferito e attore preferito? Tutto ciò che passa sulle serie TV americane. Sono un amante della parte prettamente di thriller, la parte di fantascienza, e mi piace la musica italiana e preferisco tutto ciò che è di qualità. Famiglia? Ho tre figli, sono un papà molto molto giocherellone, tanto è vero che mia moglie dice che io sono il suo quarto figlio e che mi piace giocare con loro. C'ho un cuscinone 2 metri per 2 metri dove faccio la lotta con i miei figli, quindi. Tempo libero, oltre a essere coach e a seguire lo sport? In realtà mi piace stare insieme alle persone, la mia famiglia, i miei collaboratori, i miei amici. Mi piace molto la socialità, mi piace molto stare a Napoli. Qui da voi non lo potete vedere, ma c'è una finestra sul Golfo di Napoli e sul Vesuvio, molto bella. Amo la mia città, amo Napoli. Perfetto, ridiamo la linea alla regia e poi torniamo all'economia. Grazie. Prendi di casa mia, se non torno. Ma che come resti? Ho incontrato uno che mi ha dato un passaggio. Aiuto! Vai verso sud? Io viaggio da solo. Vado in Spagna per rileggere questo libro nel deserto. Sei un po' fuori? In Spagna c'è il deserto? Piccolo, non me la faccio bastare. Cosa devo pensare? Tu pensi che io sia una pazza? Guarda che pazzo sei tu. Lucia! Perché cambi sempre il discorso? È solo che il mondo lo vedo a modo mio. Pegaso, cavallo alato degli eroi. Stare qui tutta la notte a guardare queste stelle. Va avanti. Ho paura. Questo è il momento più bello della giornata. Non vedo l'ora che venga domani. Che fai, non parti? Tu che fai, non sali? E tu che ci fai qui? Io viaggio da solo, capito? Buonasera ai nostri ascoltatori, bentrovati alla seconda puntata di Selfie Economy, l'economia vista con gli occhi dei protagonisti, il nostro spazio settimanale di Net Napoli TV e Radio Amore Napoli, dedicato ai protagonisti dell'economia di oggi e di domani. Uno spazio realizzato in collaborazione con Nicura, l'agenzia di comunicazione Nicura, e uno spazio nel quale vi racconteremo un po' quello che accade nel mondo dell'economia internazionale, nazionale e regionale con alcuni ospiti, e quindi parleremo un po' dei loro settori di operatività economica e un po' anche di quello che accade un po' nella realtà che ci circonda. Lo faremo naturalmente, come ogni trasmissione radio e video che si rispetti, facendola in maniera leggera, non pesante, con una serie di consigli concreti e operativi che ci possono aiutare un po' nella nostra vita quotidiana, appunto, dell'economia. E lo faremo in ogni puntata, dicevamo, con degli ospiti DOC, che sono delle eccellenze nel nostro territorio imprenditoriale e professionale. Perché il titolo Selfie Economy? Perché cominciamo ogni puntata con un selfie con il nostro protagonista, che in questa seconda puntata è Roberto Cassaldo. Buonasera Roberto. Buonasera a tutti. Roberto Cassaldo è direttore e fondatore di Coach Italy, che è un'associazione nazionale, appunto, che riunisce i coach, e vedremo poi cosa significa essere un coach
quali sono le differenze, quali sono le attività di un coach, ed è anche amministratore delegato di 4Man Consulting, che è appunto una società di formazione e di consulenza. Allora Roberto, noi rispettiamo, come è, diciamo, d'obbligo dal nostro tradizione, titolo, e come rito, anche se siamo alla seconda puntata, però è un rito, anche perché è il motivo stesso del nostro titolo, ci facciamo un selfie, cosa alla quale nessuno di noi due è abituato, certo, giusto? Certo. Non è mai capitato. E lo condividiamo, altro rito della nostra trasmissione, sui canali che mandano in onda appunto questa nostra puntata, che sono i canali web e pagine Facebook di NetNapoli, quindi il sito netnapoli.tv. Abbiamo ancora la pagina Facebook NetNapoli, la pagina web di Radio Amore Napoli, la pagina Facebook di Radio Amore Napoli, e dove è possibile ascoltare naturalmente in diretta audio, in streaming sul sito Radio Amore Napoli la puntata di oggi, e poi naturalmente anche la pagina Facebook di Nicura e tutte le nostre pagine personali. Quindi io ho posto il selfie, andiamo in diretta Facebook anche sulle nostre pagine, e naturalmente invito tutti voi a poter commentare tranquillamente in diretta, qualsiasi sia il canale appunto che seguite, questa nostra puntata. Allora, cominciamo con la presentazione. Chi è Roberto Castaldo? Dicevamo, coach, amministratore delegato di 4Man Consulting, che è una società di consulenza, formazione e coaching che appunto allena imprenditori e aziende eccellenti. E dicevamo coach, che è un discorso molto importante, che si differenzia dal formatore, che è, diciamo, una figura un po' più conosciuta. Come ti è venuta l'idea, come ti sei appassionato al mondo del coaching, e soprattutto cosa fa un coach? Allora, intanto di nuovo buonasera. Io sono un ex atleta di basket e sono diventato allenatore di basket e quindi coach. In realtà mi sono occupato prima di coaching sportivo e poi, nell'ambito dei miei studi, ho portato quelle che erano le dinamiche del performance management all'interno delle aziende italiane. Facendo come? In realtà, quando allenavo le squadre, non facevo altro che cercare di trasformare in numeri tutto ciò che accadeva. E quindi mi sono trovato, nel corso degli anni in cui ho allenato, a fare diverse attività. Nel 2012 ho fatto il record di vittorie consecutive in Italia. E ho fatto un bel po' di attività. Quasi come il Napoli, diciamo. Certo. E che cosa è successo? Che in realtà poi, quando ho iniziato a lavorare nelle aziende, mi sono portato quelle che erano le dinamiche di gestione del gruppo, in termini di gestione della leadership, in termini di sviluppo del talento, all'interno delle aziende. Quindi, mettendo insieme questi due aspetti, sport e business, mi sono trovato ad avere un'attività che in realtà in Italia ancora non esisteva. Quindi è importante una cosa, per quello che abbiamo detto prima: sei un coach sportivo, allenatore, ex allenatore e coach sportivo, e anche un coach aziendale, perché certo, hai tra i tuoi clienti della tua società, di cui parleremo tra poco, anche appunto imprenditori e professionisti. Quindi è una cosa non scontata e non banale. In cosa si differenzia un coach dal formatore? Allora, in realtà il coach è esperto di processo. Il formatore è colui che conosce una disciplina e utilizza della metodologia e della didattica per trasferire questa conoscenza ai suoi discenti. Il coach fa un lavoro diverso. Il coach, all'interno del processo di coaching, aiuta il suo coachee al raggiungimento di un obiettivo e a raggiungere un'autonomia decisionale che lo porta a raccogliere le risorse che ha in dote e riutilizzarle a seconda delle diverse tipologie di situazioni che si trova ad affrontare. Quindi è una categoria, diciamo, più evoluta e ristretta, cioè non tutti i formatori sono anche coach. Assolutamente no. Si parte con la formazione e poi certo, in un upgrade. Mentre un coach deve conoscere anche le dinamiche della formazione, non è detto che un formatore sia anche un coach. Perfetto. Quindi diciamo che c'è un processo evolutivo differente. Come nasce Coach Italy e come nasce 4Man nella tua società di consulenza? Allora, in realtà nel 2011 io avevo esperienze di consulenza, come hai detto tu precedentemente. Io mi occupo di consulenza aziendale e di coaching all'interno delle aziende. Nel 2008 ho fatto il primo corso per diventare coach professionista, l'ho fatto all'estero perché in Italia ancora non si parlava di queste discipline, e tant'è vero che io sono stato uno dei primi in Italia a portare in Italia le certificazioni internazionali di coaching. Quindi che cosa ho fatto? Stando all'interno delle aziende mi sono accorto che nel mercato italiano dell'offerta alle aziende mancava qualcosa. C'erano tutte le società che parlavano di risorse umane, che parlavano degli aspetti prettamente soft, le cosiddette soft skill, quelle relazionali, e poi c'erano le società che invece andavano sulla parte numerica del performance management, e mancava un anello di congiunzione tra i due. Che cosa ho fatto? Con la 4Man Consulting nel 2011, in una bella serata, mi sono inventato un sistema a supporto delle aziende che mettesse in connessione questi due aspetti: le persone, il talento delle persone,
orientare le persone al raggiungimento degli obiettivi, inserire un sistema di misurazione di queste performance e aiutarli a produrre maggiori risultati. Coach Italy ha un settore specifico di attività, in quanti siete? Perché tu sei appunto fondatore di questa associazione che è nazionale, quindi sì, ha un rilievo nazionale. Quanti siete? Quali sono i settori, diciamo, di specializzazione? Allora, attualmente abbiamo 25 coach professionisti che sono all'interno di questa scuola di coaching, e noi all'interno della nostra attività diamo supporto alle aziende e clienti, e in più abbiamo la coaching school, cioè noi formiamo altri coach professionisti che sono così pronti per poter entrare nel mercato attraverso le proprie attività professionali. Sai chi è la maggior parte dei clienti che vengono da noi a fare la formazione? Manager e imprenditori. Sembra una cosa scontata, ma in realtà no, non è così, perché l'imprenditore attento, che in questo momento di difficoltà economico che ormai si protrae da tanto, sta cercando di espandere le proprie competenze per trovare nel mercato quel vantaggio competitivo che gli fa fare la differenza. È quella piccola differenza che fa la differenza in un mercato molto più ampio, ed oggi hanno capito tutti che per poter portare risultati ed essere flessibile all'interno di questo mercato che muta è proprio quello di impattare sulle risorse umane e sull'aspetto motivazionale. Questo è il solito discorso delle due tendenze, no? Cioè quella che nei momenti di crisi si devono trovare le opportunità e poi danno buoni risultati, ma anche quella che c'è una grande standardizzazione ormai grazie alla tecnologia, lo vediamo anche nel nostro mestiere di giornalisti, fotografi, operatori, insomma la tecnologia ti aiuta molto a fare delle cose, ti abbassa le barriere all'entrata, e quindi poi in tante altre professioni è dai particolari che poi si vede questa caratteristica di eccellenza. E quindi voi in qualche modo insegnate, aiutate le persone a scoprire il particolare sul quale puntare e poi anche quali sono i loro talenti, no? In realtà ci sono tre fasi. C'è una fase di indagine del talento, quindi io vado insieme al mio coach, perché tra coach e coach c'è un rapporto paritario. Il coach, diciamo, è l'allievo. Il cliente, mettiamola così. Che cosa facciamo? Estraiamo quelle che sono le risorse a disposizione. Sulla base di questa estrazione aiutiamo il coach a riconoscere queste risorse e a metterle a disposizione di un processo decisionale. Perché dicevamo prima, c'è bisogno di autonomia. Tu hai detto poco fa, la tecnologia avanza, l'innovazione. Tu immaginati quanto è difficile per un dipendente di un'azienda, oltre 50 anni, abituato a utilizzare un software, cambiare completamente il software gestionale all'interno della struttura. Cosa è più importante? Misurare la sua capacità di utilizzo del software o la sua capacità di adattamento al nuovo software? Perché se noi andiamo a misurare, andiamo ad allenare il dipendente dell'azienda all'adattamento rispetto alle variabili che non sono sotto il suo controllo, lo stiamo allenando a poter performare all'interno dell'azienda anche quando poi cambiano le regole di mercato. Cosa che invece non è accaduta in molte aziende in questo periodo, che cambiando le regole di mercato si sono trovate fuori da un certo tipo di attività. E Dio sa se non sono stati anni di grande cambiamento, per la crisi, o per Industria 4.0, o per il mercato, insomma, in grande cambiamento. Quindi in qualche modo insegni, c'era una formula molto, molto bella delle tue attività che diceva allenare il talento, no? Sì. Io ricordo questa cosa, vabbè, noi l'abbiamo applicato anche a Maradona, anche a nostri idoli sportivi, però effettivamente tanta gente aveva talento, non lo ha saputo allenare, coltivare, e quindi poi ha avuto una carriera meravigliosa che però poteva essere molto più lunga. Quindi anche magari senza arrivare a dei livelli, diciamo, immensi come quelli di Maradona, però ecco, scoprire il talento, cioè scoprire dove c'è il talento, che è importante, e poi saperlo allenare e coltivare. Noi diciamo abbiamo scoperto e abbiamo riutilizzato all'interno delle aziende italiane una teoria che parte dal presupposto che tutti quanti noi abbiamo del talento. Ognuno di noi è bravo a fare qualcosa. È onere dell'imprenditore capire cosa. L'imprenditore, se vogliamo utilizzare una metafora, è un po' come l'allenatore, il Sarri della situazione. No, Sarri che ha fatto? Ha preso i suoi giocatori e ha cercato di farli giocare al meglio. Ha preso, nel momento di difficoltà in cui si è fatto male Milik, ha preso Mertens, l'ha messo lì e ha avuto un grandissimo risultato. Immaginati se nel processo in cui lui ha preso un giocatore e l'ha messo in un ruolo differente, il giocatore non avesse accettato questo cambiamento, che tipo di performance avrebbe avuto? È la stessa cosa spesso, no? È la stessa cosa che avviene in azienda. In realtà la capacità e la sensibilità dell'imprenditore e del manager di individuare quello che sa far bene una persona e utilizzare la persona prima di tutto per quello, in maniera tale da adattare il suo processo motivazionale verso l'apprendimento e il cambiamento che solitamente avviene in un processo decisionale. Molto bello anche questo parallelo. Adesso io ci facevo caso parlando con te, però
se poi notiamo, è una cosa che è capitata poi negli ultimi anni sempre di più. Cioè, molto bello questo parallelo tra azienda e sport, perché io ricordo quando si parlava all'epoca di Velasco, no? Che è il primo allenatore, diciamo tra virgolette, visto come coach, Dan Peterson, eccetera. Anche a me, che non sono un grande appassionato di basket o di pallavolo, però ricordo queste due figure che erano di grande attualità. E quindi i meccanismi e le procedure che hanno portato. E poi ricordo che se ne parlava di loro anche in altri ruoli possibili. Quindi questo, diciamo, parallelo è molto... È trasversale, importante. Assolutamente sì. Diciamo che l'esperienza sportiva in un contesto, specialmente negli sport poveri, porta queste persone a utilizzare una strategia di eccellenza. Cioè loro hanno prodotto risultati. Allora la domanda che io mi faccio da coach è: come hanno fatto a produrre risultati in quel contesto? E cosa posso apprendere per rendere disponibile ad altri in maniera tale che anche altri possano produrre risultati in contesti differenti? Come è organizzata Formen Consulting? Quali sono le vostre attività? Quali sono le vostre sedi? E che tipo di attività, diciamo, svolgete? Così poi magari ne andiamo a guardare, prendiamo spunto da qualcuna di queste attività per ragionare un po' anche su altre. Allora, Formen in realtà nasce proprio dal 4, che è il 4 del 4, dove noi lavoriamo su quattro aree di business: la formazione manageriale, il coaching, la ricerca e selezione del personale e il temporary management. In realtà, attraverso queste attività, noi non facciamo altro che supportare l'azienda cliente verso un processo di cambiamento e quindi di aumento delle performance. Ci piace citare una frase che dice: tutto ciò che è misurabile è migliorabile. In realtà abbiamo la capacità di entrare e misurare tutto ciò che avviene, misurare anche il talento delle persone attraverso una nostra analisi specifica sulla quale basiamo dei processi di sviluppo. Questo, nelle aziende che noi seguiamo, riusciamo a garantire circa un 30% di incremento delle performance nei primi 6 mesi di attività. Ad oggi, se ci sono attività... Ed è quantificabile. È certo, perché è misurabile. È migliorabile, è misurabile e quindi è una cosa tangibile, è diciamo una parola al vento. Ma tra l'altro, una volta insegnato l'imprenditore a produrre questi risultati nel tempo, in realtà è il miglior investimento che può fare. Perché impara a fare qualcosa che può ripetere nel tempo n volte e rende maggiormente scalabile le proprie attività. Una delle difficoltà più grosse che noi abbiamo all'interno delle aziende italiane è che sono aziende che vanno avanti per consuetudine, poche procedure e quindi poca scalabilità del loro processo di business. Hanno dei modelli di business molto vincolati a determinate figure chiave, perché sono aziende familiari. L'80% delle aziende italiane sono piccole e medie imprese a stampo familiare, e quindi riuscire a dare a queste aziende un minimo di modello organizzativo differente che si basa sulla crescita e lo sviluppo delle attività. Ragioniamo sull'azienda come un moltiplicatore di reddito e non un dissipatore di reddito. Se tu parli con gli imprenditori che sono lì fuori, che si stanno lamentando della crisi, dicono che il costo del lavoro è tanto, che non ce la fanno a gestire i dipendenti. Quegli imprenditori illuminati invece, che oggi stanno facendo aumenti a 2 cifre percentuali, stanno ragionando su come prendere la propria forza lavoro e trasformarla in produttività. Allora, questo è un discorso che approfondiamo dopo la pausa, perché come ci sono gli imprenditori che si lamentano da una parte, ci sono gli imprenditori che hanno... Allora, ritorniamo in studio, siamo sempre a Selfie Economy, l'economia vista con gli occhi dei protagonisti, lo spazio è realizzato in collaborazione con Nicura, in onda su Net Napoli TV e su Radio Amore Napoli, oggi con Roberto Cassaldo, coach e amministratore delegato di Formen Consulting e direttore e fondatore di Coach Italia, appunto l'associazione dei coach. Allora, stavamo parlando della tua attività, delle tante cose belle che fate, e con uno slogan, cioè tutto quello che è misurabile e anche migliorabile, perché è appunto tangibile, quindi è un discorso vero, reale, non sono parole così lanciate al vento. E un tema molto che appassiona molto almeno me, ma anche tante altre persone, quando si parla di voi coach, è che i vostri corsi, le vostre attività sono sempre su temi molto belli che riguardano poi la persona, cioè una persona, appunto, come dicevi tu, sente di poterla poi mettere in pratica anche nella sfera familiare, con gli amici, sul lavoro, insomma in qualsiasi momento, perché parliamo di comunicazione, di motivazione, di leadership, di successo, di talento. Allora, è possibile veramente trovare una formula per il successo, come uno dei corsi che tu realizzi, oppure è semplicemente uno slogan? Io so che non lo è, però se lo spieghi tu è meglio. Allora, in realtà che cosa ho fatto? Io sono laureato in economia di indirizzo matematico-statistico, per cui io sono abituato a prendere tutto ciò che avviene e a trasformarlo in numeri. Da questa passione che ho coltivato nel tempo, mi sono trovato a fare un master invece in gestione delle risorse umane. Dici, ma che fa un matematico che si sposta invece sulle risorse umane? Sì,
perché in realtà mi sono accorto che la parte di misurazione è importante e necessaria per dare un'organizzazione, ma soltanto una buona gestione delle persone porta le persone a funzionare meglio. Sì. Per cui che cosa ho fatto? Attraverso questa formula mi sono inventato proprio una formula matematica. Ho individuato 6 variabili che sono quelle che più di tutti incidono sui risultati aziendali e le ho messe all'interno di una formula matematica. Allora aspetta, fammi capire bene. Tu adesso ci dai la formula per il successo, cioè noi gratis a Net Napoli TV e a Radio Amore Napoli, a Selfie Economy in collaborazione con Nicura, e vi invito a commentare sulla diretta Facebook di queste pagine la nostra trasmissione, così possiamo sapere anche cosa ne pensate, i vostri pareri, le vostre opinioni. Dicevamo, gratis tu ora ci dai la formula per il successo. Sì. Giusto? Sì. Siamo fatta pronti? Di 6 consigli. 6 variabili, esatto. E quindi 6 consigli che sono veri, reali, spendibili, quindi non c'è, diciamo, possibilità di sbagliare. Allora, immagina una formula matematica dove abbiamo 5 variabili sotto parentesi che si moltiplicano l'uno sull'altra. Io in matematica non andavo bene, ero più bravo in italiano e in inglese. Al di fuori di queste parentesi troviamo un segno meno e la sesta variabile. Uh-huh. Intanto la prima cosa, in matematica se una delle 5 variabili sotto parentesi esce a 0, questo significa che anch'io. La formula va in negativo. Quindi se la prima domanda che faccio all'imprenditore è: se oggi la tua azienda non sta producendo quei risultati eccellenti, è probabile che una di queste variabili non la stai tenendo in considerazione. E quindi bisogna pensare a un po' di tutto. Poi magari sarà qualcuno eccellente in qualche cosa di più o di meno, però dobbiamo essere un livello minimo. Sono 6 aree sulle quali lavorare. Prima area, il talento. Misurazione del talento dell'imprenditore, misurazione del talento dello staff. Perché sulla base di questo talento possiamo costruire un sistema comportamentale. Secondo, le competenze. In un mondo che cambia così velocemente, prima parlavamo della tecnologia, industria 4.0, quanto impatta la capacità che hanno le persone di apprendere cose nuove. Quindi talento, prima variabile, competenze, seconda variabile. Terza variabile, le idee. Un'azienda che non sviluppa nuove idee non si differenzia sul mercato. Si parla spesso di unicità, di capacità di produrre cose nuove. In realtà l'idea di business stessa che ha l'imprenditore, nel momento in cui viene trasferita a tutti i membri dello staff, i membri dello staff dovrebbero portare idee e soluzioni nuove. Io fuori dalla mia porta c'ho un cartello grande così che dice: se hai con te un problema, porta anche una soluzione, altrimenti torno a posto. Perché in realtà io come imprenditore non è lavorare agli altri e non è che mi posso sostituire tutti i giorni. Certo. E questa in realtà è una metafora per dire che tutti devono iniziare a sviluppare nuove idee pensando che l'azienda sia propria. Quarta variabile, il marketing. Non si può prescindere oggi da quello che è il livello di mercato ad avere una buona comunicazione interna ed esterna all'azienda. Spesso si parla di marketing interno, quello che viene fatto sullo staff interno, uh-huh. E marketing esterno, quello che va per acquisire clienti. Tutto deve essere coordinato con il talento che abbiamo misurato, le competenze che abbiamo sviluppato, le idee che stiamo tirando fuori, e il marketing è il megafono che porta queste idee verso chi? Verso le persone. Perché ogni azienda che vuole crescere si deve rivolgere a due tipologie di persone. Delle persone che vengono all'interno dell'azienda per aumentare lo staff e delle persone esterne che compreranno i miei prodotti e servizi. Questo è quello che c'è sotto parentesi, al di fuori c'è il segno meno e ci sono gli errori di gestione. Avendo una sola certezza che soltanto chi non fa non sbaglia. Certo, quindi quello è un segno meno, però esatto. Siccome gli altri in parentesi sono dei fattori che si moltiplicano, per questo se uno di loro è zero vuol dire che esatto, c'è un problema, un gap che brucia. Il tema che dicevi del cartello è utile. Io invece quando ho cominciato a lavorare nel mondo del giornalismo avevo un cartello simile che diceva: chi siete, dove andate, cosa volete, non fatemi perdere tempo, perché è, diciamo, anche il tempo è un fattore importante. Però quello che dicevi evidentemente è importante anche perché spiega che è chiaro che non c'è una formula valida per tutti per il successo. Chi non crede dice: non è possibile proprio dare indicazioni, mentre invece la formula c'è, se non magari in forma di consigli, e sono sicuramente spendibili, concreti, tangibili, e quindi si possono, diciamo, monitorare e vedere nella vita di ognuno. Tra l'altro c'è proprio un sistema di misurazione per ognuna di queste 6 variabili. Io con la mia azienda ho tirato fuori un sistema di misurazione. C'è un assessment iniziale che mi consente di tirare fuori una misurazione oggettiva che ha un'attendibilità del 96%, perché è matematica. Tu lo sai che la matematica, voglio dire, sui numeri non si può sbagliare. Certo. Questo ci consente di minimizzare i margini di errore che anche noi come persone possiamo naturalmente commettere. E tutte queste cose tu appunto le illustri, le spieghi, le dettagli nei vari corsi che durante l'anno tieni un po' in tutta Italia, ovviamente anche e soprattutto a Napoli, ma in tutta Italia. E tra cui appunto la formula del successo e vari, diciamo, corsi specializzati particolari. Ti occupi anche di programmazione neurolinguistica, PNL, sì. Che è una cosa che a me ha sempre affascinato molto, perché
noi viviamo molto di relazioni, poi magari chi fa comunicazione giornalista, diciamo, lo fa ancora di più, però tu con la comunicazione anche, voglio dire, ci lavori in maniera così, e quindi la nostra vita quotidiana è sempre più fatta di relazioni e di possibilità, credo, di capire al volo, anche senza essere, diciamo, laureati in psicologia, chi si ha di fronte. Come in questo caso la PNL può aiutarci e come può anche quindi farci reagire in un modo diverso, come dire, a fini poi produttivi? Allora, la PNL nasce negli anni 70 da due studiosi americani. Io ho avuto la fortuna di formarmi direttamente con uno dei due fondatori, che oggi è quello che detiene la maggior parte della conoscenza della programmazione neurolinguistica. Tu immagini in piena New Age, quando questi due pazzi iniziano a parlare di cose così strane, di riuscire ad osservare le persone e capire cosa stanno pensando, di riuscire a modulare la comunicazione per sembrare più familiari, addirittura si va nell'ambito della cura rapida delle fobie. Tu immaginati negli anni 70, quando si parlava di queste cose, la gente diceva: questi sono pazzi. Certo. In realtà poi dal 2000 in poi le neuroscienze hanno dato riscontro attivo di tutta questa serie di tecniche e di teorie che Bandler e Grinder avevano inventato. In realtà, che cosa facciamo? Con la programmazione neurolinguistica noi sappiamo che le parole sono una proiezione delle nostre idee. Se riesco a comprendere tramite, mi piace l'esempio del carotaggio, se noi abbiamo un iceberg, noi sappiamo che la parte emersa dell'iceberg è un sesto di quello, certo, che c'è sotto. Se io prendo un iceberg e voglio sapere come è fatto questo pezzo di ghiaccio, che faccio? Faccio un carotaggio e tiro fuori una stratificazione di quella che è la formazione del ghiaccio. È la stessa cosa che facciamo noi con la programmazione neurolinguistica. Dalla comunicazione non verbale, mimica facciale, gestualità e distanza tra le persone, il paraverbale, pause, accenti, velocità e la linguistica che viene utilizzata, riusciamo a capire qual è la strategia di pensiero che la persona sta adottando. E quindi avere una predizione di quello che è uno stile di comportamento. Questo ci consente di andare d'accordo. Allora, io ti strappo una promessa. Quando c'è il prossimo corso di PNL? Allora, il prossimo corso c'è 20, 21 e 22 aprile a Napoli, nella nostra business school. Quindi tra un paio di settimane. Esatto. Allora, siccome oggi è il mio onomastico, che è San Vincenzo, 5 aprile, io verrò a trovarti in queste giornate che hai detto, perché notavo una cosa, cioè molto spesso tu empiricamente, se intervisti parecchie persone, incontri parecchie persone, organizzi eventi, insomma hai a che fare con tanta gente, noti effettivamente che empiricamente delle cose sono proprio così, cioè le riscontri delle tipologie di persone, dei modelli e delle cose. E poterle modellizzare, quindi poter dire: vedi, quello che mi sta dicendo il coach, effettivamente questo pensa a quella persona là e quel tipo lì, quando dice questa cosa, quando fa quell'espressione, quando si muove in quel momento, mi aiuta poi a poter, come dire, interpretare meglio il futuro, a riconoscere meglio le persone. Quindi è una cosa utile, credo, a tutti, non solo agli imprenditori, allora, non solo ai professionisti, ma a tutti. Ti racconto questo aneddoto, che io sono rimasto abbastanza colpito da questa cosa. Sono stato ospite l'anno scorso alla conferenza mondiale sulle vendite a San Francisco, unico trainer europeo convocato. Sto così non per difesa, sì, ma sì, perché lo spazio. Sono stato unico trainer europeo convocato, e all'esterno di questa conferenza mondiale c'erano 12 aziende che parlavano di CRM, ERP e utilizzavano l'intelligenza artificiale, dove io praticamente in un software scrivo Enzo Aiardi. Questo software va in giro nella rete e mi cerca tutta una serie di immagini di Enzo Aiardi, come veste Enzo Aiardi, che tipo di software utilizza, se utilizza WhatsApp o utilizza Telegram, se utilizza la Gmail o se utilizza un altro provider. In funzione di quelli che sono i dati formali che tira fuori dalla rete, sì, mi dà uno schema di comportamento. E quindi dice: nel tempo che tu passi insieme ad Enzo, preoccupati di comprendere precisamente la sua esigenza, perché sai che il suo comportamento più o meno è questo. Questo velocizza tantissimo i processi di relazione, e quando io e te risultiamo familiari possiamo iniziare a pensare di fare affari insieme. Ovviamente è una grandissima arma, quindi come tutte le armi possono essere usate nel bene, nel bene e nel male. Vedi quello che è successo con Facebook. Esatto. Poi io però quello che dico sempre, cioè alla fine poi quello che tu metti, che pubblichi, che rendi disponibile, lo decidi tu. È come un cassetto che tu lasci aperto, ma dentro ci metti le cose che vuoi tu. Puoi anche pensare di farlo in maniera, diciamo, mirata, puoi pensare di farlo in maniera profilata, oppure puoi farlo in maniera spontanea, però sei sempre tu a decidere. Quindi forse molte delle polemiche nate sono, sicuramente c'è, come dire, da fare attenzione, però è un'arma, e quindi non è una cosa che sia negativa o positiva in senso... È uno strumento, e come tutti gli strumenti è più pericoloso il non utilizzo, l'ignoranza, certo, che l'utilizzo consapevole. Il soggetto è chi lo sa usare, invece tu ne sei consapevole. È informazione, quindi come un giornale, come un social e come qualsiasi altra attività.
E tutte queste attività, oltre che nei corsi, tu le, come dire, le racconti anche in libri, no? Hai certo. scritto già dei saggi su questi sì. argomenti, altri so che li stai preparando. Come... In realtà quest'anno usciranno tre libri. Tre addirittura. È una scommessa importante. E il primo è già pronto, probabilmente uscirà a giugno, che è il manuale sul coaching. Anche perché il coaching, come dicevamo prima, è una disciplina abbastanza nuova. Io ho creato una metodologia di coaching nuova. Che si basa molto sull'aspetto prettamente comportamentale, che va nell'ambito del performance management. Quindi do all'interno del manuale di coaching una serie di strumenti per misurare le attività che svolgono le persone. Questo funziona molto sia a livello personale che a livello aziendale. Io chiedo alla regia quanti minuti ancora abbiamo, perché potremmo fare altri 30 secondi. Allora faremo una seconda puntata, magari quella finale, con Roberto Castaldo, amministratore delegato di Foreman Consulting, direttore fondatore di Coach Italy, coach per antonomasia del nostro Mezzogiorno. E io vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento al prossimo giovedì con la terza puntata di Selfie Economy, l'economia vista con gli occhi dei protagonisti, realizzata da Det Napoli TV e Radio Amore Napoli in collaborazione con Nicura. Ciao da Roberto Castaldo, ciao da Enzo Agliardi. Ciao, grazie. Buonasera a tutti.